Maxi operazione antimafia nell'Agrigentino. Decapitato il presunto nuovo ottavo mandamento. È stato il blitz cosiddetto nuova cupola. Intenzione sarebbe stata costituire l'ottavo mandamento della provincia agrigentina. A capo vi sarebbe stato lui, Leo Sutera, di Sambuca di Sicilia, inteso il professore, perché docente di educazione fisica, già arrestato e condannato per mafia nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta cupola. Il braccio destro di Leo Sutera sarebbe stato l'imprenditore Francesco Ribisi di Palma di Montechiaro. L'obiettivo è fallito perché la polizia e la direzione distrettuale antimafia li hanno arrestati. Le indagini sono scattate durante gli ultimi mesi del 2010 per monitorare movimenti ed evoluzioni dopo gli arresti di Giuseppe Falsone e Gerlandino Messina e sono state sostenute dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento agli ordini di Corrado Empoli e del commissariato frontiera di Porto Empedocle, capitanato da Cesare Castelli. È stata una caccia ai tizzoni ancora infuocati sulle ceneri dei boss Falsone e Messina e l'acqua sul fuoco è stata lanciata prima che divampassero. Infatti è stata l'operazione cosiddetta Nuova Cupola, come se fosse il secondo atto delle blitz cupola del 14 luglio del 2002, quando la squadra mobile di Agrigento interruppe un summit a Santa Margherita Belice, convocato per riordinare Cosa Nostra Agrigentina ed eleggere il nuovo capo, Maurizio Di Gatti. Leo Sutera sfuggì all'arresto perché non partecipò alla riunione a causa di un incidente stradale lungo il tragitto. Oggi l'epilogo, 49 arresti, soprattutto tra Porto Empedocle, Agrigento, Sambuca di Sicilia, Siculiana e Palma di Montechiaro. Tra gli arrestati vi sono un agente di polizia penitenziaria di Siculiana, Rosario Bellavia, che sarebbe stato una talpa a servizio del clan di Siculiana, trasferendo informazioni dalla carcere e rivelando l'eventuale presenza di microspie. Poi gli imprenditori di Porto Empedocle, Maurizio Salemi, Antonio Brucculeri e Alfonso Tuttolomondo, ai quali è contestata l'intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'avere favorito Cosa Nostra. Poi i fratelli empedoclini Maurizio e Salvatore Romeo, attualmente in carcere e presunti fedelissimi di Gerlandino Messina. Poi altri imprenditori impegnati nel settore del cemento e del calcestruzzo, come Salvatore Guarraggi e Giorgio Traina a Porto Empedocle. E poi i Gagliano e Giuseppe Lomascolo a Siculiana. Poi il fratello di Gerlandino Messina, Fabrizio, 38 anni, che, colto da malore, è stato soccorso in ospedale, dove è piantonato. Anche Giuseppe Lomascolo, 73 anni, di Siculiana, è stato ricoverato alla San Giovanni di Dio. La rete della ricostituzione di Cosa Nostra Agrigentina sarebbe stata tessuta dalla carcere dal pluriergastolano Salvatore Fragapane di Sant'Elisabetta, già capo provincia, il quale a fianco di Leo Sutera avrebbe imposto un suo presunto fedelissimo, Francesco Ribisi di Palma di Montechiaro, figlio di Gioacchino, vittima di un agguato in una pizzeria di Marina di Palma il 5 agosto del 1989 e fratello di Nicola Ribisi. Alcuni degli arrestati sono palmesi trapiantati a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove risiede una colonia di Palma di Montechiaro che sarebbe in stretto contatto con Cosa Nostra Agrigentina. Ecco nel dettaglio gli arrestati: Ettore Allegro di Caltanissetta, 48 anni, Giuseppe Anzalone di Ventimiglia di Sicilia, 45 anni, Filippo Azzarello di Ventimiglia di Sicilia, 48 anni, Rosario Bellavia di Siculiana, 48 anni, Roberto Belvedere di Agrigento, 32 anni, Natale Bianchi di Palermo, 35 anni, Antonio Brucculeri di Porto Empedocle, 27 anni. Pietro Capraro di Agrigento, 32 anni, Vincenzo Capraro di Agrigento, 28 anni, Gaspare Carapezza di Agrigento, 35 anni, Francesco Paolo Cioffi di Gallarate in provincia di Varese, 35 anni,
Vincenzo Cipolla di San Biagio Platani, 50 anni. Luca Cosentino di Agrigento, 36 anni. Giuseppe Giovanni Faldetta di Agrigento, 37 anni. Raffaele Faldetta di Castel Termini, 65 anni. Gerlando Fragapane di Agrigento, 20 anni. Antonino Gagliano di Siculiana, 40 anni. Antonino Gagliano di Siculiana, 44 anni. Giuseppe Gagliano di Agrigento, 20 anni. Dario Giardina di Agrigento, 31 anni. Gerlando Gibilaro di Agrigento, 32 anni. Salvatore Guarraggi di Porto Empedocle, 42 anni. Giuseppe Infantino di Agrigento, 30 anni. Roberto Lampasona di Santa Elisabetta, 34 anni. Gaetano Licata di Santa Maria Capo Avetere, 28 anni. Giuseppe Lomascolo di Siculiana, 73 anni. Antonino Mangione di Francoforte sul Meno in Germania, 31 anni. Rosario Mangione di Agrigento, 35 anni. Salvino Mangione di Agrigento, 38 anni. Stefano Mangione di Raffadali, 49 anni. Antonino Mazza di Palma di Montechiaro, 39 anni. Fabrizio Messina di Porto Empedocle, 38 anni. Bruno Pagliaro di Agrigento, 22 anni. Giovanni Rampello di Agrigento, 25 anni. Francesco Ribisi di Palma di Montechiaro, 30 anni. Maurizio Rizzo di Agrigento, 39 anni. Gerlando Russo di Agrigento, 39 anni. Salvatore Russo Fiorino di Raffadali, 63 anni. Maurizio Salemi di Porto Empedocle, 39 anni. Leo Sutera di Sambuca di Sicilia, 62 anni. Giovanni Stefano Tarallo di Agrigento, 27 anni. Gianfranco Tarallo di Palermo, 61 anni. Giorgio Traina di Porto Empedocle, 53 anni. Alfonso Tuttolomondo di Porto Empedocle, 36 anni. Ludo Francesco Bazzano di Ventimiglia di Sicilia, 84 anni. Carmelo Vetro di Sciacca, 27 anni. Pasquale Vetro di Favara, 53 anni. Antonio Orlando di Baucina in provincia di Palermo, 61 anni. E Stefano Alessandro Rizzo di Santa Elisabetta, 36 anni. I mandati di cattura in stato di fermo perché sarebbe ricorso il pericolo di fuga sono stati firmati dal procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, e dai sostituti Emanuele Ravaglioli e Rita Fulantelli. Della procura antimafia. Tra i capi di imputazione anche gli attentati. Ecco così come emerge dalle intercettazioni video. E ad alcuni indagati arrestati nell'ambito delle blitz Nuova Cupola si contestano le sparatorie intimidatorie a danno di due locali a San Leone. Francesco Ribisi e Giovanni Tarallo di Palma di Montechiaro sarebbero i responsabili delle fucilate contro le vetrine della gelateria Le Cuspidi e della sala giochi Aster il 28 giugno 2011. Ecco, nell'intercettazione video e audio della polizia, insieme Francesco Ribisi, che gestisce un bar a San Leone, e il suo presunto braccio destro, Giovanni Tarallo. Ci dobbiamo mettere Favara sotto di noi, ad Agrigento ci siamo noi, a Palma ci siamo noi, e a Porto Empedocle ce la sistemiamo, che leviamo tutto questo bordello che c'è. Si prende a Fabrizio e gli diciamo, da oggi in poi le cose stanno così, se ti conviene questa, altrimenti tu cammini per la tua strada che io mi faccio le guerre qua e non gli conviene neanche parlare. Poi le pagine del libro nero delle estorsioni sono una miriade. Il pizzo a tappeto a San Leone e non solo. Nel mirino bar, ristoranti, supermercati, negozi di abbigliamento e ovviamente le imprese. E quando i lavori sono stati eseguiti in provincia di Palermo, allora l'estorsione è stata divisa tra gli agrigentini e i palermitani. Altre imprese sarebbero state non succubi ma conniventi. Ad esempio la AEG Costruzioni, la Calcestruzzi SRL e la Mauro Brucculeri SNC, per le quali è stato chiesto il sequestro. Perché questo convivere pacificamente con Cosa Nostra è il vantaggio scelto da molti, sottolinea il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi, che rilancia il ruolo di boss saggio ed esperto di Leo Sutera.
Il presunto capo di Sambuca di Sicilia sarebbe stato affidabile regista e mediatore, tanto che quando il boss Giuseppe Falsone e Matteo Messina Denaro sono incappati in una controversia, allora Bernardo Provenzano affidò a Leo Sutera il compito di mediare e risolvere il contrasto.